Ciao a tutti amici di tuttoandroid.net, siamo al Mobile World Congress 2013, questo è lo stand di ZTE e questo è ZTE Grand Memo, il nuovo smartphone di fascia alta della casa cinese. Prima cosa che abbiamo notato e che immagino avrete notato anche voi è questo curioso live wallpaper che ruota insieme alle schermate, ma che mi porta a parlarvi subito della personalizzazione apportata da ZTE ad Android. Allora, innanzitutto diciamo che Android è nella sua versione 4.2 Jelly Bean, scusate ho sbagliato, 4.1.2 Jelly Bean, per cui non l'ultima ma la penultima versione di Android, molto personalizzata. Ad esempio guardiamo l'app drawer, come vedete c'è questo curioso effetto 3D, e in generale comunque possiamo dire che ZTE ha apportato cambiamenti che vanno proprio a portare effetti 3D o altri effetti all'interfaccia. Comunque è un'interfaccia tutta quanta basata sul verde e sulla natura, come potete vedere da questa immagine dei funghi. Passando all'aspetto estetico, troviamo il tasto indietro, il tasto home e il tasto menu in basso. In alto troviamo una fotocamera da 1 megapixel e il LED di notifica. Qua c'è la capsula dell'audio. Superiormente troviamo il tasto di accensione e spegnimento e il jack da 3,5 per le cuffie. Sul lato destro troviamo il bilanciere del volume. Sul lato inferiore troviamo solamente il buco per il microfono. Sul lato sinistro invece troviamo lo slot per la micro SD, che adesso eccolo qua, che supporta micro SD fino a 64 GB. L'ingresso micro USB e la SIM, che è di dimensioni standard. Da notare questa cornice che corre su tutti quanti i lati del dispositivo, che ci ricorda molto un certo competitor di dimensioni simili. Lo schermo è da 5,7 pollici, è uno schermo TFT LCD, per cui LCD classico, con risoluzione 1280x720, quindi HD. Passando alle caratteristiche tecniche, troviamo un processore quad-core Qualcomm Snapdragon operante a 1,7 GHz, accoppiato con 1 GB di RAM, scelta inusuale vista la tendenza ai 2 GB di quest'ultimo periodo, e 16 GB di memoria interna. Completano la dotazione i vari Wi-Fi, Bluetooth, GPS, eccetera, eccetera. Non vediamo l'ora di poterlo provare più approfonditamente, perché sembra un dispositivo veramente molto molto interessante. Per il momento direi che è tutto dal Mobile World Congress. Riccardo per tuttoandroid.net.